Salve amici telespettatori, qua è Giovanni Borsetti che vi parla e queste sono le prime qualificazioni per Olimpiadi Primaverili dello Shopping. Queste Olimpiadi sono state ideate dall'Università d'Alta Moda di Vienna e finanziate dagli organizzatori della Fiera di Milano. Mentre un tempo lo shopping era un'attività frivola, ora le cose stanno cambiando. Si è trasformato in un vero e proprio sport. Nonantola è stata scelta come teatro di scontro dei migliori ed eccentrici atleti. In questa edizione le discipline sono Dress Rush, comprare più capi nel minor tempo possibile. Chip Shop, maggior quantità di prodotti con un budget limitato. Bullseye, 6 negozi, un oggetto per negozio, un unico scopo, la miglior miss coordinata. Cloth Rumble, lotta all'ultimo sangue per l'ultimo accessorio disponibile. Ma guardiamo. I giudici stanno straendo. Ecco il risultato, Dress Rush, le concorrenti dovranno comprare più roba possibile in 5 minuti. Ma ora passiamo a presentare le atlete. Mattea, nata a Milano ma trasferita a Redù, vicino a Nonantola. Il suo coach, Gonzales Marbella, noto percussionista portoricano, lascia la carriera di musicista dopo che l'amore della sua vita scappa con un notissimo attore del cinema. Figlia di un grande imprenditore, Mattea è ossessionata dalle paillette, dai colori sgargianti, ma soprattutto da quello che costa più di quello che un normale essere umano potrebbe acquistare. Rappresenta infatti il terrore di ogni negoziante. Al suo arrivo si dice che anche via Monte Napoleone cadrebbe nel panico più assoluto. Ma ora passiamo all'altra atleta, l'Iris, Lido di Spina. La accompagna suo cugino Davis, famoso sarto romagnolo. Si dice che dopo un viaggio ad Okinawa e dopo svariati sake sia stato folgorato dalla cultura giapponese. Pronipote del famosissimo stilista Hermes Piccinini, l'Iris è riuscita a sperperare tutte le fortune di famiglia in anni di spese senza controllo, approfittando di piani ratei anche per vestiti e borsette, senza riuscire mai ad arrivare alla fine dei pagamenti. Per lei questa sfida rappresenta la possibilità di tirare avanti qualche altro mese in caso vincesse la medaglia d'oro e i 50.000 euro di premio. Ma ora passiamo alla gara. L'area è pesante in piazza, le atlete sembrano veramente agguerrite. Si stanno guardando. Si sono alzate. Stanno partendo. Sono ormai partite. La camminata è decisa. A mio avviso però hanno scelto i tacchi sbagliati. Procedono molto lentamente. Sono molto affiancate. Si guardano sempre con guardo di sfida, ma dovrebbero guardare avanti. No, no, sembrano più intente ad atteggiarsi da grandi modelle piuttosto che gareggiare in una competizione sportiva. Iris, scorretta, prova a far traballare l'avversaria che risponde di conseguenza. Sono quasi davanti al negozio. Entrambe vogliono entrare per prima, ma cosa succede, signori? Ai, 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 grave errore. Il negozio è chiuso 5 minuti fa. Ma come si fa, signori? Ma come si fa? Prima regola, sapere gli orari di chiusura dei negozi. Ma dai, ma lo sa anche un bambino che si va a comprare i giornaletti. Ma non è possibile, signori. Ma come si fa? Ma va bene, buttate via delle scarpe, va bene. E con questo è tutto, signori telespettatori. Vi lascio, Giovanni Borsetti. Alla prossima settimana.